Sua competenza, prego Assessore, per 5 minuti ne ha facoltà. Salve, buonasera a tutti. Voglio soltanto aggiungere alcune questioni rispetto a quello che è già illustrato l'assessore Bergamo. Montuori, lapsus, scusate, sempre Luca. Allora, per quanto riguarda i trasporti, sapete che nella precedente relazione, quindi quella che riguardava l'assetto deciso dalla precedente delibera, abbiamo ricevuto una relazione tecnica da parte di Roma Servizi Mobilità e da ATAC, in cui ci diceva che di fatto rispetto a quel vecchio progetto c'erano delle criticità legate sia agli aspetti infrastrutturali sia agli aspetti gestionali. Infrastrutturali perché quella proposta di prolungamento della linea della metro B, questo di cui stiamo parlando, quindi lo sfioccamento di fatto della linea B, presentava delle criticità molto importanti, sia perché vicina al deposito Magliana, quindi questo avrebbe interferito. Un attimo solo, Assessore, scusate, in aula ci deve essere silenzio. Se volete parlate fuori. Prego. E con i binari esistenti, ma anche per il fatto che non ci sarebbe stato uno spazio sufficiente anche per costruire delle banchine e quindi avrebbe di fatto avuto ripercussioni molto negative sul deposito Magliana, che come sapete è il deposito che viene utilizzato per la metro B. E poi c'erano anche degli aspetti gestionali, quindi legati al fatto che lo sfioccamento della metro B avrebbe comportato un peggioramento dell'esercizio sia durante l'orario di punta della mattina sia durante l'orario eventualmente serale, quindi quello che interessava lo stadio, e peggioramento sostanziale nel tratto, dicevamo, che va da Magliana a Laurentina. Quindi avremmo avuto delle situazioni di peggioramento, ad esempio da 3 minuti a 3 minuti e 45 dal tratto Magliana-Laurentina, e un peggioramento da 4 minuti e 30 a ben 15 minuti durante l'orario notturno di eventualmente svuotamento dello stadio. Quindi questo parere tecnico così importante sulla cattiva capacità che avrebbe comportato questo sfioccamento della metro B ha indotto quindi a rivedere il progetto rispetto alla Roma Lido. Come ha già illustrato l'assessore, quindi per la Roma Lido si prevedono degli interventi che riguardano prevalentemente il materiale rotabile, quindi ci sono risorse dedicate all'acquisto di nuovi treni, barra eventuale recupero di treni attualmente a disposizione di ATAC, e poi tra gli altri ci sono anche delle risorse che saranno dedicate a una parte infrastrutturale, quindi parliamo di un secondo tronchino da posizionare alla stazione di Acilia. E questo perché? Perché insomma risponde esattamente alle esigenze di mobilità del quadrante e oltre a servire, diciamo, l'interesse di chi va allo stadio, serve anche una parte della città molto importante. Ricordatevi che su 150.000 persone che sono distribuite lungo la linea della Roma Lido, 45.000 sono distribuite fino ad Acilia, quindi è molto importante avere un potenziamento del servizio in questo senso. Per cui le relazioni che ci sono state inviate da Roma Servizi per la Mobilità in collaborazione di ATAC ci dicono quindi che per assicurare questo spostamento di almeno 20.000 utenti per ora è sufficiente avere un incremento del parco rotabile più qualche misura infrastrutturale. È chiaro che non siamo andati a sovrapporci rispetto agli interventi che sono previsti tra i 180 milioni in possesso della Regione attraverso finanziamenti statali, perché avrebbe significato una duplicazione di interventi evidentemente. Quindi quello strettamente legato all'interesse pubblico è ricompreso nei finanziamenti statali barra regionali, mentre il proponente si sta facendo carico soltanto evidentemente di quello che è funzionale all'accesso e al deflusso dallo stadio. Quindi le relazioni sono state prodotte, queste ultime, sulla Roma Lido tra a marzo e maggio, con un aggiornamento ai primi di giugno. Grazie.